Vedremo tra pochissimo, ma io saluto subito il nostro gradito ospite, Emilio Franco, amministratore delegato, Mediobanca SGR, ben Buonasera. Ritrovato. Grazie. Apriamo proprio con gli ultimi dati macro, perché dopo l'inflazione americana è arrivata una nuova indicazione per il mese di marzo, riguarda i prezzi alla produzione, i numeri di fatto confermano il dato sull'inflazione, nel mese di marzo infatti vediamo, come potete vedere, ancora un leggero calo, -0,1%, ma andiamo a vedere anche che cosa è successo ai sussidi di disoccupazione, perché segnali non positivi sono arrivati dal lavoro. I sussidi di disoccupazione si sono portati, pensate, ai livelli più alti da metà gennaio. Continua di fatto l'analisi su come dopo questi dati la Federal Reserve potrebbe ragionare. Quindi la mia prima domanda sulle banche centrali riguarda la Federal Reserve. Tra poco ci sposteremo a Washington, perché ovviamente il tema dell'inflazione, del controllo e quelli che sono i possibili effetti sull'economia continuano a animare il Fondo Monetario Internazionale la settimana di Washington. E quindi, Franco, le chiedo, il mercato di fatto come sta pesando secondo lei questi dati? Perché non abbiamo movimenti particolari, è aumentata la volatilità, però non abbiamo forti scossoni. Questo che cosa significa? Ci sono stati movimenti importanti sia sui mercati azionari che obbligazionari nelle scorse settimane. Noi sappiamo che quest'anno è cominciato con una crescita macro più forte delle attese anche negli Stati Uniti, specialmente in Europa, in Cina, con la riaccelerazione, un'inflazione che sembrava troppo forte o cedere troppo lentamente. Poi abbiamo avuto la crisi bancaria americana, che ha creato forte tensione e forte volatilità e ha cominciato a portare il mercato a riprezzare a ribasso il ciclo di tassi della Fed, cioè la Fed che potesse essere arrivata alla fine del suo mandato di restrizione monetaria per sconfiggere l'inflazione. Questi dati di inflazione che confermano che il picco della dinamica dei prezzi è alle spalle negli Stati Uniti, apre la porta per forse l'ultimo aumento a maggio, posto che la Fed lo faccia, perché le comunicazioni che stiamo avendo dai governatori che partecipano al board della Fed nelle ultime settimane, dopo lo shock di Signature Bank, di Silicon Valley Bank, hanno cominciato a spostare il focus, la focalizzazione sulla restrizione monetaria che in questo momento le banche americane, per proteggere la liquidità dal deflusso dei depositi, stanno attuando, sostituendosi nella restrizione alla Fed. La stabilità finanziaria, che è uno degli obiettivi della Banca Centrale Americana, non c'è stabilità dei prezzi se non c'è stabilità finanziaria, utilizzerà anche queste informazioni relativamente al restringimento delle condizioni di accesso al credito americano che avrà tra pochi giorni nella Senior Loan Officer Officer Survey, insieme a questi dati di inflazione che decelerano, e potrebbe addirittura fermarsi a marzo e aspettare e guardare cosa succede. È molto bullish tutto questo, ed è bullish sull'equity, ed è bullish sul credito, ed è bullish sui tassi, come stiamo vedendo. Tra poco parleremo anche di Banca Centrale Europea, le ultimissime dichiarazioni arrivate dal governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco, a Washington. E allora colleghiamoci proprio con Washington, con la nostra Stefania Spatti, che di fatto sta seguendo i lavori. Ancora qualche istante prima di collegarci, perché oggi è stata la volta dell'intervista in esclusiva al CNBC a Kristalina Georgieva, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, dopo le previsioni di crescita riviste leggermente al ribasso dopo il nuovo focus sull'inflazione. Quindi le chiedo anche, e tra poco parleremo di Italia, parleremo di DEF, anche le ultime stime arrivate dal Fondo Monetario Internazionale al momento non sembrano aver cambiato più di tanto lo scenario. Ma mi sembra veramente un rumore di fondo da parte del Fondo Monetario Internazionale, perché negli ultimi 4-5 mesi il Fondo Monetario ha rivisto le sue stime di 10, 15, 20 basis point a rialzo e a ribasso, ma su uno scenario di elevata incertezza praticamente siamo entro abbondantemente i margini di errore di qualsiasi previsione. Quindi credo ci sia stata un po' troppa enfasi nel leggere il downgrade delle stime di crescita, 10 basis point a livello mondiale. In questo contesto sono impossibili, non si può essere precisi, non si può fare fine tuning. Sicuramente il Fondo Monetario in questo momento ha internalizzato nella sua comunicazione l'elevata incertezza e i rischi che sono nel sistema, alla luce specialmente dello shock bancario americano. Ma non credo
che si comporterà diversamente da come ha fatto storicamente, cioè progressivamente nello stabilizzarsi del quadro complessivo, perché il contesto non è un contesto catastrofico, tutt'altro. La Cina cresce al 10% reale annualizzato in questo trimestre, la produzione industriale di Eurozona è al 4-5% annualizzato in questo momento, la crescita sta tenendo molto e rivedendo a rialzo le stime, quelle di crescita, e a ribasso le stime di inflazione per i motivi che dicevamo prima. Mi dicono che abbiamo la nostra Stefania Spatti in diretta con noi da Washington. Stefania, ben ritrovata qui in studio con il nostro ospite, di fatto Emilio Franco, amministratore delegato di Mediobanca SGR. Si diceva che nulla di nuovo, cioè quello che sta, che il mercato sta recependo è soltanto una comunicazione diversa magari dal Fondo Monetario Internazionale, ma non c'è nessuna variazione in grado davvero di muovere il mercato. No, anche perché il quadro generico emerso da queste riunioni è che le crisi bancarie che abbiamo visto recentemente sono state contenute. Questa è per esempio la parola che ha utilizzato oggi Kristalina Georgieva per descrivere la situazione, però ha anche insistito sulla essenziale importanza della vigilanza, chiaramente per essere pronti a reagire nel caso in cui la situazione dovesse cambiare. Su questo peraltro è intervenuto anche Ignazio Visco, il governatore di Banca d'Italia, che ha spiegato che le banche europee stanno andando bene, ha parlato di un posizionamento solido di quelle italiane e che sono, ha anche aggiunto, ben capitalizzate. Anche lui ha chiaramente fotografato un'economia globale che sta rallentando e molta incertezza su quelle che sono le stime. D'altra parte il Fondo Monetario aveva utilizzato una metafora, quella delle nubi che si stanno addensando appunto sull'outlook. Per quanto riguarda invece la politica monetaria, a Visco è stato detto lei è una colomba, e lui ha reagito dicendo beh, intanto non so se sono molto d'accordo su questa caratterizzazione, perché io sono molto preoccupato dall'inflazione così come ero stato preoccupato dalla deflazione. Questo il quadro per quanto riguarda Visco. Per quanto riguarda invece il messaggio lanciato sostanzialmente oggi da Georgieva è che l'economia è incredibilmente resiliente alla luce di tutto quello che è successo negli ultimi anni, dalla pandemia alla guerra in Ucraina, ma che appunto c'è molta incertezza. Chi le ha chiesto come si posizioni a proposito delle dichiarazioni fatte l'altro giorno dal segretario americano al Tesoro Janet Yellen, secondo cui è meglio non essere troppo negativi sull'outlook economico, lei ha risposto: io la penso come Yellen, nel senso vediamo lo stesso quadro, il problema è che il quadro è molto complesso. È tornata inoltre a parlare del cosiddetto friend shoring, quello che sostanzialmente vede i paesi del G7 accordarsi per far sì che la supply chain sia studiata in modo tale che gli alleati possano fare affidamento su se stessi. Il comunicato diffuso ieri dal G7 non parlava espressamente di Cina, ma è chiaro che si vuole cercare di ridurre la dipendenza da Pechino. Georgieva, una persona che arriva dalla Bulgaria, che è cresciuta in quel paese durante l'era sovietica e che ha vissuto la guerra fredda, ha detto la supply chain non deve portare a una nuova guerra fredda. Ma andiamo ad ascoltare i suoi commenti. We see is what we should expect to see that dobbiamo aspettarci di vedere che l'azione determinata della Fed darà i suoi frutti, e in modo anche più significativo è stata un'azione sincronizzata delle banche centrali di tutto il mondo che ci ha dato la traiettoria nella giusta direzione e anche che ha fatto cadere l'inflazione, ma quella core è ancora alta e appiccicosa, quindi la Fed dovrà andare ancora avanti per abbassarla. E perché deve essere più bassa? Perché senza la stabilità dei prezzi non abbiamo una base per la crescita. Price stability, we don't have a sound foundation for growth. As long as e fin tanto che l'inflazione core non è nei target, la Fed deve andare avanti. Quello che ci aspettiamo è che l'inflazione core continuerà a essere appiccicosa quest'anno e se ne andrà del tutto l'anno prossimo.
L'ultima cosa di cui voglio rendervi partecipe e che circola in questi ambienti è il tipo di discussione che l'Italia sta portando avanti con i partner, e non solo su due fronti. Uno è la Via della Seta, un accordo che verrà rinnovato automaticamente nel marzo del 2024, a meno che il governo decisa di revocarlo. Anche alla luce delle discussioni tra governo italiano e Stati Uniti, l'impressione che chiaramente Washington accoglierebbe è che questo tipo di accordo possa non essere rinnovato, cosa che chiaramente deluderebbe Pechino. L'altro aspetto che è stato discusso e che verrà sicuramente discusso alla luce anche del rinnovo del patto di stabilità, che forse vedremo nascere nella sua nuova forma entro la fine dell'anno, è che l'Italia ha sollevato la seguente questione. Vorremmo sostanzialmente come paese far sì che le spese militari, alcune di esse, quelle che magari chiamano in causa il mondo internazionale, come per esempio gli aiuti all'Ucraina, non vengano calcolati all'interno del debito. Questo è un tema sollevato dall'Italia che trova interesse anche, sembra, tra alcuni partner europei. Vedremo dove queste discussioni porteranno Iolle. Grazie Stefania, perché questo è un tema che ricorre spesso, quindi davvero il conteggio delle spese militari e il bilancio dei diversi paesi. Grazie alla nostra Stefania Spatti, ovviamente ci aggiorneremo nelle prossime ore con quanto stai raccogliendo da Washington. Grazie Stefania, noi ritorniamo ancora a parlare di banchieri centrali, perché non cambia davvero la posizione di Joachim Nagel. Abbiamo sentito un Visco che si è detto in questo momento senza un'etichetta precisa, né falco né colomba, preoccupato dall'eccesso di inflazione, preoccupato però anche dalla deflazione. Secondo Joachim Nagel, 50 punti base della BCE, una prossima stretta, hanno ancora l'obiettivo del mantenimento della stabilità finanziaria. Sentiamo le sue parole. Non c'è contraddizione tra ciò che dobbiamo fare sul versante della stabilità dei prezzi e su quello della stabilità finanziaria. Abbiamo strumenti diversi per affrontare il problema dei prezzi e quello della stabilità finanziaria. È quindi un messaggio importante per gli operatori dei mercati finanziari che siamo molto impegnati nella lotta contro l'inflazione. Quindi lo step dei 50 punti base è stato più o meno una conseguenza, secondo la mia opinione, senza contraddizioni, a ciò che facciamo per la stabilità finanziaria e a ciò che facciamo per la stabilità dei prezzi. Una stretta di 50 punti base è necessaria, dice di fatto Nagel. Vedremo quanto poi Christine Lagarde potrà farlo. Ma mi sembra una dinamica a livello di ECB molto in evoluzione. Se il picco dell'inflazione negli Stati Uniti c'è stato, noi sappiamo che arriverà anche quello in Eurozona, semplicemente un pochino più ritardato. La discesa dei prezzi delle commodity e del gas, come avete fatto vedere prima, in particolar modo spingeranno molto a ribasso l'inflazione anche in Europa. Sembra che la dinamica all'interno del Governing Council si stia riposizionando. Oggi abbiamo avuto delle dichiarazioni non solo del nostro governatore centrale Ignazio Visco, ma anche del francese che partecipa al Governing Council, Villeroy, che negli ultimi mesi è sempre stato profondamente allineato nella hawkishness, nell'essere così falco con il tedesco che abbiamo appena sentito, e che invece oggi per la prima volta ha aperto a una visione molto più simile a quella di Visco e di Panetta, cioè siamo già in territorio restrittivo con i tassi di interesse, dobbiamo avere pazienza di vedere gli effetti che questi rialzi genereranno, il quadro è molto incerto e dobbiamo avere pazienza. Quindi sicuramente è molto probabile che l'ECB alzi il 4 maggio di 50, ma se succede è probabilmente l'ultimo rialzo. Anche perché